Scendono ancora i volumi dell'acqua negli invasi della Capitanata. È sceso a 44 milioni di metri cubi il livello di acqua nei quattro invasi della provincia di Foggia, il 75% in meno rispetto allo scorso anno, quando a settembre ce n'erano 174 milioni. Ma è tutta la Puglia ad essere arsa dalla mancanza d'acqua nel 2024, un crollo che l'agricoltura ha pagato a caro prezzo con la perdita di oltre il 50% delle produzioni in campo, per cui serve una stretta per la dichiarazione di calamità. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati dell'Osservatorio sulle risorse idriche di Ambi, secondo cui negli invasi pugliesi di acqua ne è rimasta davvero poca, con la diga di Occhito che ne trattiene appena 39 milioni e mezzo, quindi sotto il volume morto, mentre nel bacino di Capaciotti ne restano poco più di 2 milioni su una capacità di 48 milioni di metri cubi. Occorre dunque accelerare l'iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in Puglia, ribadiscono dalla Coldiretti, con la siccità che ha fatto crollare le produzioni in campo, dal grano all'uva, dagli ortaggi alla frutta, con le verifiche in campo che potranno accertare il crollo della produzione che supera il 60% per più di una coltura. Per la siccità e le temperature ben al di sopra della norma sin dall'inverno ne hanno già fatto le spese le clementine, che sono finite al macero, compromesse completamente. E poi dalla mancanza di acqua che ne ha inibito l'accrescimento, ma anche la produzione di grano per fare il pane e la pasta risultano dimezzati per effetto della prolungata siccità che ha stretto tutta la Puglia in una morsa per mesi, causando il taglio delle rese. La crisi idrica ha determinato un calo drastico di foraggio verde nei pascoli, con l'aggravio dei costi. Incalzano da Coldiretti per l'acquisto di mangimi per garantire l'alimentazione degli animali nelle stalle, ma anche gli apicoltori hanno dovuto dire addio ad oltre un vasetto di miele su due. A preoccupare ancora di più sono le previsioni della prossima campagna di raccolta delle olive, dove si stima un crollo del 50%, così come un crollo del 60% a causa della siccità e del clima troppo caldo. Sono proprio le fioriture azzerate e ancora crollerà dunque la produzione dell'olio extravergine, una situazione inaccettabile che si considera che per ogni euro speso dai consumatori in prodotti alimentari freschi e trasformati, appena 15 centesimi vanno in media agli agricoltori. Ma se si considerano i soli prodotti trasformati, la remunerazione nelle campagne scende addirittura ad appena 6 centesimi, secondo l'ultima analisi di Coldiretti sui dati Ismea.